Ciao, Amit. Se non ricordo male, tu parli il goblinese. No, cioè, no, non ricordi male. Lo parlo. Per caso ha a che fare con il goblin con cui parlavi a Hogsmeade? Sì. Il suo nome è Lodgok. Il tuo aiuto ci farebbe comodo. Mi sta aspettando vicino a una miniera dei goblin. Mi dai una mano? Ma certo! Che emozione! Voglio dire, potrebbe essere pericoloso? Credo voglia solo mostrarmi qualcosa che ha a che fare col goblinese. Se ti rincuora, è un amico di Sirona. Bene, buono a sapersi. Se Sirona si fida di lui, mi sento più tranquillo. Hai detto che conosci il goblinese, ma quanto bene esattamente? Ho imparato a leggerlo da bambino. Sai, i miei genitori hanno una biblioteca assai fornita. Quando i classici mi sono venuti a noia, ho iniziato a divorare gli scritti goblin. Potrei dirti dei titoli, ma tanto non li capiresti. Hai mai parlato direttamente con un goblin? Incredibile a dirsi, ma no! Poter conversare in goblinese con un madrelingua è un sogno che si avvera! Sono curioso di scoprire le sfumature di pronuncia e intonazione che potrebbero essermi sfuggite, essendo io un autodidatta. Lodgok sta aspettando. Andiamo? Certo! Devo solo verificare la pronuncia di un paio di parole importantissime. Ci vediamo direttamente lì. Ho invitato un amico che parla goblinese. Prima che arrivi, forse puoi spiegarmi perché siamo qui. Certo. Sfortunatamente portare a Ranrok l'elmo di Urthkot non ha sortito in lui l'effetto sperato. Sapendo come è stato trafugato, ha ipotizzato mi fossi fatto aiutare nel recupero da una strega o da un mago. In che altro modo pensava che un goblin potesse riprendere l'elmo? A quanto pare non ha alcun interesse a farsi perdonare da te. Purtroppo quando si tratta di Ranrok, nutrire aspettative razionali è un lusso. Maledetto Gradbarb e i suoi diari. Gradbarb? Fu un antenato di Ranrok, un maestro dei metalli. Se dobbiamo lavorare assieme, tanto vale dirti tutto quanto. Di recente, Ranrok mi ha inviato a recuperare dei diari di Gradbarb scoperti da poco. In essi si parlava di depositi che un gruppo di maghi e streghe aveva chiesto a Gradbarb di costruire. Che si intende con depositi? Grandi ricettacoli fatti di metallo goblin e rinforzati con la magia. Ranrok ha reclutato vari soggetti per aiutarmi a trovarli. Dovevamo ispezionare ogni posto collegato ai 5 nomi citati nei diari. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach e Rookwood. Il castello di Rookwood. La nostra ricerca è iniziata da lì. Ma perché a Ranrok interessano tanto questi depositi? Per quello che hanno al loro interno. Per secoli, streghe e maghi non hanno condiviso le loro conoscenze coi goblin. Ci hanno persino vietato di usare le bacchette. Così molti goblin, me compreso, cominciarono a diffidare profondamente di loro. Ranrok era convinto che i depositi contenessero un potere che la stirpe magica voleva tenere per sé. Era, o meglio è, determinato a reclamarlo per i goblin. Ma... Ecco il mio amico Amit. Meglio proseguire la conversazione più tardi. Buongiorno, signor Lodgok. È un grande onore. Parli goblinese? Oh, bagalio! Basta così. Ti prego, non dirmi che stavi tentando di parlare in goblinese. Sì. Forse la mia pronuncia non è perfetta. Immagino che alcuni dialetti differiscano da... Il problema non è la pronuncia. A malapena sembrava una lingua. Spero che tu sappia leggere il goblinese meglio di quanto non lo parli. Sì, signor Lodgok. Niente, signore. Fortunatamente basterà che siate in grado di decifrare dei progetti, visto che io non potrò venire con voi. Quali progetti? E perché tu non puoi venire con noi? Dobbiamo scoprire cosa sta tramando Ranrok. Un seguace distratto potrebbe aver dimenticato dei progetti nella miniera. E io non posso venire con voi, perché c'è il rischio che qualcuno mi veda e lo riferisca a Ranrok. La cosa importante è che nessuno vi veda, né l'occhio sulla porta incantata, né qualche seguace rimasto nei paraggi. Cos'altro dobbiamo sapere sulla porta incantata?
Fino a quando l'occhio potrà vedervi, la porta non si aprirà. Per entrare, dovete rendervi invisibili. Da quel che so di voi maghi, la cosa non dovrebbe essere troppo complicata. Io e Amit possiamo farcela. Aspetterò il vostro ritorno. Ci vediamo presto. La porta ci guarda. Giusto. Meglio non farsi vedere, eh? I libri raramente ci preparano alla realtà dei fatti. Ecco una vera miniera goblin. È ancora più grandiosa di quello che credevo. Non riesco a credere di aver incontrato un goblin. Scopriamo il possibile e andiamoci. Guarda questo momento. Quanta maestria in un dispositivo così semplice. Maestria o meno, sembra l'unico modo che abbiamo per proseguire. Ho letto così tanto di queste miniere. Asso! Amit, resta accanto a me. Ho affrontato nemici ben peggiori di questi. Usciremo da qui sani e salvi, Amit. Hai la mia parola. Vedrai, posso muovermi senza fare alcun rumore. Reveglio! Incendio! Mi sento uno di quei personaggi dei libri di avventura che mi piace leggere. Diamo un'occhiata, Amit. Potrebbero esserci dei progetti qui in giro. Uno schema. Devono esserci degli appunti in giro. Cosa staranno costruendo? Reveglio! Dei seguaci di Ranrock.
Che peccato. Immagino che la maggior parte dei è molto affascinante vedere il goblinese scritto direttamente da un goblin. Lo stile calligrafico è straordinario. Devo riuscire a capire cosa stanno costruendo qui sotto. Revelio! Se sto traducendo correttamente, e così credo, stanno costruendo qualcosa di grosso. Ma cosa? Fammi sapere se trovi degli appunti o degli schemi. Non possiamo tornare da Lockrock a mani vuote. Qualsiasi cosa si tratti. Incendio!
tutti, mai ce ne saranno. Questo deve essere l'ultimo, Rit. Reveglio! Incendio! Ribelli! Pessime notizie. Stanno costruendo delle enormi trivelle, troppo grandi per questa miniera. Usciamo di qui e riferiamo a Lodgok ciò che abbiamo scoperto. Deve esserci un modo più veloce per uscire, senza dover tornare sui nostri passi. Possiamo per cortesia parlare? Non è andata così male, vero? Stai scherzando? È stato terribile. Per oggi ho chiuso con le avventure. O forse per sempre. Grazie, Amit. Non ce l'avrei mai fatta senza di te. Ora, se non ti dispiace, vorrei scambiare due parole con Lodgok. Certamente. Vi lascio soli. Addio, Lodgok. Non ti dimenticherò tanto presto. I segreti dei Goblin sono al sicuro con me. Però un giorno scriverò un libro su questa avventura. Senza ulteriori esitazioni, adieu! Stanno costruendo delle trivelle enormi. Abbiamo scoperto i loro piani. Sicuramente Ranrok sta cercando i depositi. Temo tu abbia ragione. Però, a parte il castello di Rookwood, non so in che altro posto voglia cercare. Pensavo a un'altra cosa che hai detto prima che entrassimo nella miniera. Che cosa? Se condividi le idee di Ranrok, perché mi aiuti? Al mio arrivo credevo di trovare il castello di Rookwood deserto. Invece al suo interno incontrai una strega che vi aveva allestito una specie di campo di ricerca. Era così presa dai suoi studi che quasi non si accorse del mio arrivo. Quando mi vide, pensai che avrebbe provato paura o disprezzo. Invece fece qualcosa che non scorderò mai. Senza alcuna esitazione, mi sorrise e mi chiese di sedere con lei. Mi disse di essere una ricercatrice e mi mostrò un bizzarro contenitore con uno strano simbolo. Pensava che fosse in metallo goblin e non riusciva ad aprirlo. Voleva che collaborassimo. Miriam. Sì. Ma come la... La moglie del professore. Mi ha parlato delle sue ricerche e so del contenitore. Ah. La riverenza con cui mi parlò dei goblin, della loro intelligenza e delle loro abilità, mi colse di sorpresa. Mai alcun mago o strega mi aveva trattato con così tanto rispetto. Fu così che le permisi di studiare il contenitore, a patto di poter ispezionare il castello da solo. Quando ci salutammo, promise di riferirmi le sue scoperte. Giunsero altri seguaci di Ranrok e iniziammo a scavare, fino a che non trovammo il primo deposito. Ranrok gioì per la scoperta, ma si infuriò appena gli dissi di Miriam.
mi maledì per essermi fidato di una strega. Quando udii che era stata uccisa... Pensi che l'abbia uccisa Ranrok? Non voglio crederci, ma non lo so. Da allora qualcosa in me cambiò. Vedevo come il potere dei depositi stava trasformando Ranrok e tutti gli altri goblin. Non potevo continuare a esserne parte. Grazie, Lodgok, di avermelo detto. Ti sto dicendo questo per farti capire la posta in gioco. Ranrok non ha tutti i diari di Gradbarb, ma da quelli trovati si capisce che a un certo punto Gradbarb costruì un deposito molto più grande di quello sotto il castello di Rookwood. Quello che hai scoperto oggi mi preoccupa, e molto. Se Ranrok scoprisse la posizione di quel deposito, temo che dovremmo affrontare una guerra feroce. Scoprirò cosa sa Ranrok al momento. Attendi il mio gufo. Su dove possiamo trovare la nostra amica delle Ebridi per restituirle tu sai cosa. Incontriamoci nella piazza di Hogsmeade. Esiste un posto più accogliente di Hogsmeade? Revelio! Non ti ho fatta aspettare, vero? No, ero all'ufficio postale. Nonna mi ha detto di aspettare un pacco, ma deve essersi scordata di spedirlo. Non mi ha mandato nemmeno un gufo questa settimana. Forse è presa dalle ricerche. Che cosa voleva mandarti? Del mangime che stava sviluppando. Volevo darlo alla professoressa Awen per i Knizzle. Che tipo di ricerche porta avanti? Varia ogni settimana, ma ha sempre a che fare con gli animali. L'ultima volta studiava i nodi delle zampe dei plimpi. Che cosa hai scoperto sul drago che stavi seguendo? Non si è resa conto che i bracconieri le hanno rubato l'uovo. Quindi sicuramente si è diretta dalla sala dello spinato al suo nido. Sono tornata alla tenda e ho seguito il suo volo. Come fai a seguire un drago dopo che è volato via? Chiome di alberi, bruciature, cose così. Ottimo! Non c'è dubbio, sai quello che fai. Non sono sicura, ma forse so dove potrebbe essere diretta. Dovremmo andare a controllare di persona. Certamente. Andiamo. Se per te va bene, voglio vedere come se la cava col collare. Sicuramente è agitata per il suo uovo. Eccoci qua. Credo che la troveremo qui. Questo è proprio il tipo di terreno in cui la sua specie nidifica. Sospetto che sia così che i bracconieri l'hanno individuata. Si sono accampati qui e ne hanno seguito gli spostamenti. Forse prima hanno preso lei e poi l'uovo. Affrontare un drago è un'impresa ardua, ancor di più se sta covando. E hai capito tutto questo standotene ferma qui? Pensare come un bracconiere è più facile di quanto credi. Vediamo se è a casa. Dobbiamo solo riportarle l'uovo. Mi sembra abbastanza semplice. Dobbiamo entrare e uscire subito, così potremo farla finita con i bracconieri. Non hai pensato di tenerlo? No, è suo. Se lo tenessimo mi sentirei crudele come un bracconiere. Se è vero che lei si trova qui, come facciamo a restituirle l'uovo? È probabile che il nido si trovi al centro della sua tana. Di sicuro la sorveglia costantemente. Immagino anche che sarà più annerita del normale. Va bene. Troviamo il drago e restituiamo l'uovo. Fantastico! Se ci vede avvicinarci in volo, potrebbe prenderci per nemici o cibo. Meglio andare a piedi. Oh, e un'ultima cosa. Cerchiamo di non innervosirla. Sappiamo che ne ha già passate tante. Quando vuoi, io sono pronta. Eccola,
sopra di noi. È riuscita a tornare a casa sua sana e salva. Oh, bene. Non le hanno messo un collare come agli altri draghi. Almeno sembra non si sia accorta di noi. E speriamo rimanga così. Almeno fino a che non abbiamo finito. Azzo! Incendio! La! Espandiamo! Almeno in 10. Quanto sia buona la sua vista. Che cosa hai detto? Dubito che i bracconieri la nutrissero bene. E da questa distanza potrebbe scambiarci per delle pecore. E i draghi ne sono ghiotti. Che colpo di fortuna. Occhio a dove metti i piedi. O forse aveva voglia di azzuffarsi. Tu seguimi quando è sicuro. Reverenzio. Questa è casa sua e ha intenzione di renderlo chiaro. Continua così. Dobbiamo solo arrivare fino a... Un benvenuto per nulla caloroso. Io avrei gradito anche meno attenzione. Temo non voglia sentir ragione, vero? Di solito sentirei il dialogo, ma oggi no! Se ne sta andando, su! Fantastico! Perché i ponti qui sono tutti... Riparo! Ora, se le restituiamo l'uovo, magari riusciremo a uscirne senza troppi problemi.
stato magnifico! E hai visto com'è intelligente? E non ci ha torto un capello! Gli animali sono molto più intelligenti di quel che si pensa. È quello che dice sempre mia nonna. La cosa importante è che siamo qui per raccontarlo e che l'uovo è col drago ora. Grazie per avermi accompagnata. Non ti biasimerei affatto se ora volessi tornare indietro al castello e non sentir più parlare di draghi. Torniamo al castello? Io sono pronto, se vuoi. Sono pronta. Dopo aver salvato il drago, mi aspetto un'imboscata di bracconieri da un momento all'altro. Meglio tornare al castello. È comprensibile. In effetti abbiamo sabotato la loro arena di combattimento e rubato un uovo di drago. Verissimo. Allora perché non ci hanno dato la caccia finora? Non è da loro. A meno che... A meno che cosa? A meno che non sia parte di un piano. Oh no, non posso credere di non averlo capito. Dobbiamo andare! Devo inviare un gufo. Come ho fatto a non accorgermene?